Automobilistico sempre più in crisi, l'unica ricetta per sfondare è sapersi distinguere e la nuova Ford B-Max ci riesce benissimo. È l'unica baby monovolume dotata di porte posteriori scorrevoli con il montante centrale integrato nelle portiere. Una soluzione questa che aumenta l'accessibilità, soprattutto alla seconda fila, dove però i passeggeri devono fare i conti con il fatto che si stanno accomodando su una piccola multispazio basata sul pianale della Fiesta e che quindi lo spazio per le gambe non è eccessivo e anche il bagagliaio da 318 litri non è un campione di ospitalità. La B-Max si riscatta alla voce piacere di guida, lo sterzo preciso unito ad una leva del cambio maneggevole, a freni potenti e ad un assetto ben studiato con sospensioni rigide ma non troppo rendono rassicurante il compartimento di questa vettura. Il motore 1.6 turbo diesel da 95 cavalli non è il massimo della vivacità, ma in compenso i consumi dichiarati sono bassissimi, 4 litri di gasolio ogni 100 km. Questa è anche la versione che dovrebbe raccogliere il maggior numero di clienti. Il prezzo di listino, 20.000 euro, è nella media della categoria e la dotazione di serie comprende i cerchi in lega da 16 pollici, il climatizzatore manuale, il cruise control e i fendinebbia.